noi abbiamo ormai moltissime evidenze dell'impatto che le temperature estreme hanno sulla salute della popolazione in termini di incremento della mortalità giornaliera. Le ultime stime che noi abbiamo fatto sono che circa il 3% della mortalità totale è attribuibile agli incrementi di temperatura. Abbiamo anche delle stime, per esempio, per l'inquinamento atmosferico. Seguendo le nuove linee guida dell'OMS, per esempio il PM2.5 è attribuibile un incremento della mortalità superiore al 10%, che è una frazione enorme se si pensa, no, all'impatto sulla salute, quindi ha un effetto così grave come quello della mortalità. Ma abbiamo moltissime evidenze anche di effetti sull'aggravamento di patologie. I cambiamenti climatici e gli eventi estremi sono dei moltiplicatori di condizioni già o di effetti già esistenti. Incominciano a esserci delle evidenze invece di come la mitigazione delle temperature e la riduzione dell'inquinamento atmosferico attraverso interventi che servono anche a mitigare i cambiamenti climatici abbiano un impatto in termini di benefici della salute, sulla salute. Però esistono anche delle evidenze sempre più, diciamo, chiare su un ruolo del verde urbano sulla salute mentale e quindi non solo sulla riduzione di disturbi come la depressione negli adulti, ma anche un miglioramento delle capacità cognitive, per esempio nei bambini. Abbiamo fatto uno studio a Roma che dimostra proprio che i bambini che frequentano più le aree verdi hanno un miglioramento di alcuni indicatori che misurano la capacità cognitiva dei bambini.